ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo qua in questa strada che si chiama Chiantigiana, denominata così perché andiamo verso il Chianti. Oggi voglio testare due cose: uno, il mio nuovo T-bar della Wild Chubby da 10 pollici, e provarla nelle strade del Chianti, nelle curve, e vedere come si comporta la guida delle curve, diciamo, più impegnative. Seconda cosa, spero che mi sentate bene, sto testando il casco Bobhead, che ha, diciamo, tutta l'apertura sulla parte degli occhi, per registrare i video con la GoPro e il microfono interno dentro il casco, per vedere se è possibile fare motovlog con questo casco qua. Mettiamo la mappa su Rivalry School Easy Rider, in modo che io possa andare su per questa salita in maniera più tranquilla e più sicura. Vi chiedo, prima di iniziare, di iscrivervi al canale, attivare la campanella se volete aiutarmi a farmi crescere, e se volete che io continui con qualche video, spero che sia interessante. A dopo, ragazzi, fai con la sigla. Iniziamo da queste curve, qui è il mio punto preferito quando salgo su verso il Chianti. Mettiamoci la mappa Freedom, in modo che abbia più potenza in accelerazione. Andiamo col gas e proviamo. Anche questo punto qua, che c'è una bella chicane, asfalto perfetto. Questo punto è veramente bello perché l'asfalto è veramente perfetto, ci si diverte veramente tanto. Eccoci arrivati a uno dei punti per me più belli. Nella parte di qua abbiamo il castello di Badia Coltibuono, e in questo punto qua troviamo uno dei tanti galli neri, che sta a significare che qui nasce il vino del Chianti, il gallo nero. Per voi toscani che già lo sapete, mi sembra, se non voglio sbagliare, mi sembra che ce ne sia 5 o 6. Vi lascio qua il video della volta in cui ho fatto il riepilogo degli accessori che uso per fare i video andando in moto, che ero proprio al castello di Badia Coltibuono. Tra un po' poi andremo, vi farò vedere un altro pezzo di strada molto bello da fare a tutto gas con la moto. Adesso ci addentriamo nel piccolo borghettino di Rada in Chianti. Saremo su per questa strada, dove già troviamo le fattorie, come vedete, molto famose. E qui abbiamo, come vedete, questo piccolo muricciolo che sarebbe la vecchia strada, ecco, dei ciclisti. Sarebbe la vecchissima strada, vedete, ancora fatta in pietre. E da qui troveremo un altro monumento al gallo nero. Eccoci qua, siamo all'interno di Rada in Chianti, naturalmente
tanti motociclisti. Come vedete qui sulla sinistra, un altro bel gallo nero. Vi invito a visitarlo perché ci sono dei borghi veramente veramente molto belli qua. Troverete tutte le cantine, il relè, e qua come vedete sulla vostra destra ci sono panorami mozzafiato, dove si vede tutta la vallata del Chianti. Qua inizia un altro bellissimo punto dove divertirsi. Mettiamo Freedom e vai di gas. Molto molto pericolosa perché è lunga e stretta, e qua ancora gas. Bisogna stare attenti in Chianti perché qui ci sono sempre tante moto, e naturalmente ci passano le macchine con i turisti. Ora diciamo ancora il periodo non è proprio da turisti, però quando si arriva a fine giugno, luglio, cominciano ad essere un po' trafficate queste strade, soprattutto nel pomeriggio, quindi bisogna stare attenti. Qua brutta esperienza, una volta quando avevo il Kawasaki mi ha attraversato un cerbiatto e manca poco lo prendo in pieno, quindi in questo punto qua preferisco andare piano. Un altro punto divertentissimo e veramente suggestivo è questo punto qua. Di qua si vede tutte le vallate e la strada bella curva con asfalto molto bello. Un po' di gas, un po' più tranquilli però qui perché la strada è stretta. E siamo adesso nel comune di Castellina in Chianti, luogo di culto motociclistico, nel senso che anche qui vedrete un altro gallo nero nella piazzettina, dove tutti i motociclisti, quelli smanettoni naturalmente, si incontrano per conoscersi e fare due chiacchiere e per riposarsi un pochino. Tra un po' ci arriviamo. Vediamo dove andare, beccare qualche cosa. Attenzione a questo. Qui siamo nella piazzetta. Andiamo a questo bar, vai.